La conferenza stampa di oggi l'abbiamo indetta per presentare un'innovazione importante legata al rilascio del pass ZTL che sarà operativa dal primo del mese di agosto, che consentirà di dare una risposta a tanti cittadini cagliaritani. Do un numero: in un anno solitamente l'amministrazione rilascia circa 18.000 pass, quindi quello che succedeva è che avevamo una serie di persone dedicate al rilascio dei pass perché venivano fatti sostanzialmente a mano. Oggi invece abbiamo una piattaforma che è a disposizione di tutti i nostri concittadini che permetterà a ognuno di loro di consultare la propria richiesta, di fare la richiesta, di produrre sostanzialmente il pass se tutto in regola e poi di stamparlo e di metterlo nella propria auto. Questo significa sostanzialmente da un lato semplificare la vita dei cittadini che non devono fare una richiesta, aspettare una mail di risposta, non devono chiamare i nostri uffici, non devono chiamare l'URP, non devono venire in ufficio, non devono fare le file, ma anche, lo dico, semplificare il lavoro dell'amministrazione, perché dedicare due risorse per un lavoro che possono fare tranquillamente oggi i sistemi informatici significa liberarle da un carico di lavoro e dedicarle ad altre attività che possono essere ovviamente più utili e più importanti per la cittadinanza. Poi il motivo per il quale l'amministrazione ha elaborato questa piattaforma soprattutto per sgravare gli uffici che avevano, come dire, il carico di circa 18.000, il rilascio di circa 18.000 pass, che aggiunti agli altri servizi che dobbiamo gestire, quindi pass disabili, richieste di tagli stradali, insomma una serie di altri servizi, per cui i responsabili di queste attività erano da questi anni sempre in affanno, per cui per ovviare a questi problemi si è stato elaborato un sistema che prevede che attraverso una piattaforma gli utenti si possono collegare e quindi chiedere questo pass, e quindi fino ad arrivare alla stampa del pass. Chi può accedere alle ZTL, oltre ai residenti e ai dimoranti, sono i commercianti, i medici, odontoiatri, veterinari, che hanno diritto al pass limitatamente all'orario di apertura dello studio, i mezzi di soccorso, i mezzi delle forze dell'ordine e i mezzi che chiaramente danno un servizio pubblico come Abanoa, TIM e altri servizi. Quindi insomma i passi caricati ad oggi dal servizio sono circa 14.000, di questi 14.000 4.800 circa sono residenti e dimoranti, come ho detto prima. Diciamo che all'interno di tutte le attività dell'assessorato forse questo erano dei punti più critici, diciamo, era meno in vista ma che comportava una marea di risposte giornaliere ai cittadini, perché il pass col sistema attuale veniva rilasciato anche a distanza di 3-4 mesi. Perché? Perché c'era una richiesta sostanzialmente che avveniva tramite portale e l'emissione del pass era di fatto manuale, quindi c'erano tre persone che quotidianamente lavoravano all'emissione dei pass, ma raggiungere i numeri che non poi è descritto sia il sindaco che l'assessore era impossibile cioè rilasciarli nel brevissimo. Quindi una delle prime cose che abbiamo fatto appena preso l'incarico quasi un anno e mezzo fa è studiare una modalità per il rilascio immediato dei pass, soprattutto per quanto riguarda i residenti e per quanto riguarda anche le attività produttive. Oggi abbiamo lavorato vorrei dire che è frutto del lavoro non solo dell'assessorato alla mobilità, ma soprattutto del servizio Smart City, che si è occupata dell'implementazione del portale comunale e ha messo a disposizione il servizio per il rilascio automatico. Quindi di fatto oggi il cittadino entra sul portale e la procedura lo porterà nel momento
momento stesso in cui entra al rilascio del pass. Ovviamente ci sono da seguire una serie di passaggi, tramite pagamento, si paga tramite PagoPA. Le procedure sono automatizzate completamente, il sistema è quello dell'autocertificazione, il sistema è in grado di richiamare i dati del richiedente in automatico rispetto alla nostra banca dati, alla banca dati, alle banche dati nazionali. Per categorie speciali come che devono essere, alcune categorie devono invece necessariamente essere preautorizzate dall'amministrazione comunale previo controllo, che sono ad esempio i pass per i genitori, perché devono, a monte ci deve essere una preautorizzazione della scuola. Però diciamo che il 90% dei pass che verranno rilasciati automaticamente sono già inseriti nelle banche dati e il sistema è in grado di autorizzare immediatamente il rilascio. Per gli altri continueremo a vigilare noi sulla bontà delle dichiarazioni, però abbiamo ridotto notevolmente il numero, quindi siamo tornati ad una gestione più umana dei numeri in maniera tale da dare una risposta immediata. Era veramente una criticità da risolvere. Grazie ai colleghi del servizio Smart City siamo riusciti a colmare questa problematica. E vi assicuro che solamente rispondere ai cittadini che chiedevano informazioni portava via una marea di tempo. Avevamo il problema di emettere 14-15 mila pass all'anno, non ci riuscivamo perché con due persone, basta dividere i numeri di ore, giorno, lavoro, era impossibile, quindi si andavano a sommare negli anni successivi, stavamo creando un mostro, quindi bisognava mettere immediatamente un freno a questa cosa, ci siamo riusciti. Dal 1° di agosto il sistema è operativo, quindi non risponderemo più diciamo alla richiesta di pass per l'emissione manuale e il cittadino potrà trovare sul portale la risposta. Ovviamente questo sistema automatizzato si porta dietro il problema che non tutti hanno, diciamo, la possibilità di accedere al sistema automatico, è più facile per chi ha dimestichezza, per le nuove generazioni. Teniamo aperto comunque sia il call center e sia l'ufficio negli orari che saranno pubblicati sul sito per diciamo continuare a lavorare per magari i cittadini, per gli anziani o le persone che hanno difficoltà all'accesso. Quello continueremo a farlo manualmente noi e daremo questo tipo di supporto. Vi ricordo solo che rispondere al call center per l'ufficio ZTL portava via il tempo alle stesse persone che dovevano emettere i pass, quindi era diciamo un sistema un po' infernale da gestire. Questo speriamo che dia la risposta che i cittadini si aspettavano sul sistema, perché le segnalazioni e le lamentele erano veramente tante. Di fatto un sistema automatico, una piattaforma per la richiesta dei pass ZTL era già attivo, aveva il limite che comunque funzionava solo come portale per accedere alla richiesta che poi doveva essere elaborato, quindi noi abbiamo avuto più canali di ingresso delle richieste, c'erano quelle della piattaforma online, quelle della richiesta online tramite email, protocollo e le persone diciamo in presenza. Una gran parte del lavoro era quella dedicata alla risposta di informazioni sullo stato della pratica, quindi ogni pratica che mentre quando l'ufficio era, diciamo parliamo del passato, era in presenza, si risolveva in tempo reale come per assurdo siamo tornati oggi, l'utente veniva, 100 persone al giorno venivano fatte quelle, era chiusa la pratica, invece con l'avvento del passaggio diciamo al semi digitale si era creata una moltiplicazione di lavoro per l'ufficio, perché c'era anche la gestione delle richieste di informazioni, risposte, ed era un continuo lavorio, diciamo una pratica, il lavoro di una pratica si era moltiplicato per 3, per 4, quindi qui stiamo tornando al tempo reale, però senza che il cittadino sia costretto a recarsi presso gli uffici. Questo è il passaggio. E poi resta sempre da tenere in evidenza il rapporto di fiducia nei confronti del cittadino, perché si tratta di autocertificazioni. Quindi stiamo dando al cittadino la possibilità di autocertificarsi e di ottenere un prodotto basandosi sulla sua autocertificazione. Quindi è un'apertura anche importante nei confronti del cittadino. Poi chiaro, ci sono i controlli in back office, perché un minimo di controllo ci deve essere, però mi sembrava importante anche questo aspetto.